L'evento svolto a Scarperia è il primo di una lunga serie che faranno sì che la FIOM di Firenze porti su tutti i territori dove è presente i dati raccolti durante la campagna svoltasi nel 2016. Questo ci ha portato appunto l'anno passato a fare una manifestazione presso la stazione Leopolda, dove erano in mostra i saperi, i lavori. E quindi era presente il lavoro in un luogo storico come appunto le officine della Leopolda. Oggi qui noi abbiamo portato alcuni dati che sono sulla rappresentanza, alcuni dati di quello che noi pensiamo possa essere uno sviluppo del nostro territorio. Il nostro territorio che non deve essere solamente considerato come un polmone verde, come un granaio di Firenze, il manufatturiero, per quello che riguarda soprattutto l'aspetto metalmeccanico, è uno dei settori trainanti dell'economia di questo territorio. Sul territorio del Mugello abbiamo circa 2.780 addetti nel settore metalmeccanico. Noi, nelle aziende che rappresentiamo, nei laboratori che rappresentiamo, riusciamo a incrociarne circa 1.800 di questi laboratori. Siamo l'associazione di categoria più rappresentativa sul territorio. Sicuramente l'alternanza scuola-lavoro, soprattutto nel nostro settore, viene da lontano, dalle scuole professionali, dove da tempo chi si appresta a diplomarsi, pratica dei periodi di lavoro all'interno delle nostre aziende. Crediamo che debba essere fortemente regolamentato perché ciò deve essere un arricchimento per lo studente e non deve essere una nuova forma di precariato e di sfruttamento del lavoro all'interno delle aziende. L'Industria 4.0 è un capitolo che dovremo sviluppare in un tempo ragionevolmente breve, ma allo stesso tempo ragionevolmente lungo. Dovremo guardare azienda per azienda quelle che sono le necessità. Rischieremo di fare un grossissimo errore se declinassimo l'Industria 4.0 solamente come titolo e poi non la portassimo davvero all'interno delle industrie. L'Industria 4.0 dovrà servire a noi per avvicinarsi a un mondo appunto delle nuove tecnologie, come dicevo prima, ma rivolto comunque sia al mantenimento dell'occupazione.